Sarà commemorato domani il centenario della morte del tenente Giovanni Guccione, caduto nella terza battaglia dell'Isonzo all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Una messa in suo suffragio sarà celebrata alle 10 nella chiesa San Francesco. Al termine, le autorità si muoveranno in corteo verso Corso Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà, dove sarà deposta una corona d'alloro. Siamo all'inizio questo, è un inizio, un centenario che è all'inizio. Tanti ricordi, perché era un fratello da non dimenticare mai, anche con il suo combattimento che ha fatto, c'era la mamma viva, quindi sono state delle cose ben ricordate. E i ricordi sono in tutte le parti del mondo, ci sono ricordi che lui ha lasciato in tutte le parti del mondo. Domenica 20 dicembre in piazza Umberto I a Gela sarà allestito il mercatino solidale natalizio, un mercatino al quale i cittadini potranno donare giocattoli, indumenti non più utilizzati, generi alimentari, libri, allo scopo di sostenere le famiglie più indigenti della città. All'iniziativa aderisce l'associazione culturale Disegni e Disogni di Elisa e Gianni, che intratterrà grandi e piccini con il gioco dell'oca gigante direttamente da Pop-Up Festival dei Giochi e dei Balocchi. Per tutti i partecipanti, gadget e premi. Raccolta di derrate alimentari e abbigliamento da distribuire alle famiglie bisognose. Parteciperanno associazioni, ci saranno degli eventi di Elisa e Gianni per i bambini e questo è uno. Ma poi ci sono, il giorno prima ci saranno due raduni, uno di macchina d'epoca e uno di moto. Uno in piazza Sant'Agostino e l'altro in piazza San Francesco, con il giro per la città. Ci saranno manifestazioni canore con coro polifonico. Insomma, nel nostro sito metteremo questi eventi perché sono veramente tanti e difficili da ricordare. I presepi sono tantissimi.